Hey guys, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un chit chat, get ready with me. Devo prepararmi per andare al lavoro e ho pensato di prepararmi insieme a voi così possiamo chiacchierare un pochettino del più e del meno. Oggi, a grandissima richiesta, utilizzeremo questa palette di NYX che è la Contour Intuitive Eye and Face Sculpting Palette. Complicato. Dopo che ho postato una foto di questa palette su Instagram, alcune ragazze mi hanno chiesto di fare un tutorial. Quindi ho pensato di approfittarne visto che devo prepararmi, quindi possiamo intanto usare questa palette e chiacchierare di cose stupide e insensate della vita. Come sempre, io sono già in ritardo, quindi direi di cominciare e di dargli un po' di velocità perché oggi non abbiamo tempo da perdere, possiamo chiacchierare mentre ci prepariamo, ma cerchiamo di non fare come sempre un'ora e mezzo di video. Grazie Giulia. Comincio come sempre con il primer sugli occhi e utilizzo il correttore, potete utilizzare qualsiasi correttore, l'importante è che poi andate a settarlo con una cipria per creare una base liscia e omogenea. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto un vero chit chat, get ready with me, visto che quello della settimana scorsa sembrava più un tutorial che altro. Come penso abbiate visto nel vlog della settimana scorsa, sono andata a fare il microblading alle sopracciglia. E se non avete visto quel vlog, ve lo lascio linkato da qualche parte qui sullo schermo. In sostanza, mi hanno tatuato le sopracciglia una per una, quindi ora sono un po' rosse, sono un po' piene di croste perché giustamente sono in via di guarigione. Oltretutto, anch'io sono ancora in via di guarigione. Ho iniziato a prendere l'antibiotico e adesso dovrei iniziare a stare un po' meglio in teoria. Ma la mia voce è ancora strana e sto ancora guarendo, quindi perdonatemi. Inizio con questo colore qui della palette, lo metto come shade di transizione nella zona di transizione, ovviamente. Quindi appunto sono ancora in via di guarigione, sto cercando comunque di restare dietro i miei 5 video a settimana. La settimana prossima avrò la mia ultimissima settimana di ferie dell'anno, quindi devo cercare di portarmi avanti il più possibile perché, come penso immaginate, fare 5 video a settimana significa dover filmare la settimana prima per la settimana dopo, perché ovviamente il mio computer è lentissimo e il mio internet è terribile e per questo devo filmare sempre una settimana in anticipo. Quindi voglio approfittare di questa settimana di ferie per vedere se riesco a portarmi avanti di 2 settimane, cosa che è un po' da pazzi furiosi, ma se ce la faccio poi dovrei essere più tranquilla per tutto il resto del tempo, in teoria. O comunque almeno riuscire a filmare dei video da tenere da parte e poter utilizzare quando non sto bene o quando non ho il tempo di filmarne proprio 5 in una settimana sola. Ovviamente penso che capiate che facendo 5 video a settimana ho sempre bisogno di nuove idee, di sapere che cosa volete vedere sul mio canale. Quindi se avete qualsiasi idea per qualche video che vi può interessare vedere, fatemelo sapere ovviamente, magari scrivetemelo nei commenti sotto, per me sarebbe veramente utilissimo, quindi scrivetemi sotto nei commenti se avete qualche idea per qualche video. Ovviamente quelle che mi avete già scritto sono già in lista per essere filmate, quindi ce le ho già, alcune idee ce le ho già, però mi servono sempre idee nuove su che cosa volete vedere, quindi fatemelo assolutamente sapere. Voglio utilizzare questo marrone scuro qui nella piega dell'occhio. Utilizzo questo pennellino di Sigma che è un E45. Voglio fare una specie di cut crease, ma non è una cosa che faccio spesso, quindi ho un pochino di paura. E ora vado a cercare di sfumarlo un pochettino. E non mi preoccupo della palpebra perché tanto poi andrò a coprirlo. Mi interessa più che altro che sia sfumato sopra. E per la prossima settimana penso di filmare un altro, questa volta un make-up tutorial utilizzando questa palette, visto che è così richiesto. Ora prendo questo bianco qui e vado a metterlo su tutta la palpebra con un MAC 242. E ho un tantino perso il marrone che avevo nella piega, quindi vado a rimetterlo perché è completamente andato. Ovviamente ne metto pochissimo. E riprendo un po' del colore che abbiamo utilizzato come transizione e lo uso per aiutarmi a sfumare il marrone scuro.
E riprendo di nuovo il bianco e vado a ripassarlo di nuovo. Ovviamente potete ripetere questi step finché non ottenete la pigmentazione e la forma che volete. Mi sembra ovvio, ma è meglio dirlo. Direi che decisamente ci vuole un po' di eyeliner perché visto così è stranissimo, ma con l'eyeliner secondo me spero che sarà fantastico. Mi metto il mio Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner, quello che uso sempre. E ora prendo il NYX Epic Ink Eyeliner e vado a sistemare soprattutto le punte, visto che sono terribili. Decisamente non mi aspettavo che venisse così spesso, ma ormai sta succedendo, quindi andiamo avanti così. Ho fatto un casino su quest'occhio. Prendo un pennellino angolato e un po' di acqua micellare, vediamo se riesco a sistemarlo. Vediamo se riesco a cancellare anche questo angolino in alto. Faccio asciugare l'acqua micellare, poi metto su di nuovo il bianco dove l'ho tolto e dovremmo essere salvi in teoria. E probabilmente l'eyeliner è diverso l'uno dall'altro, ma con le ciglia fitte, credetemi, non ve ne accorgerete nemmeno. Spero che sia così. Ora lo lasceremo così e vedremo come andrà avanti questa situazione, perché ve l'avevo già detto che ero in ritardo e non ci siamo, ok? Non ci siamo. Metto un po' di mascara sulle ciglia superiori e utilizzo il L'Oreal Voluminous Carbon Black sulle mie quattro ciglia. Ok, questo occhio oggi vuole prendermi in giro. Mi metto le mie solite Ardell di Miss Wispies. Non mi metto sempre le ciglia finte per andare a lavoro, ma quando metto l'eyeliner devo per forza, perché non avendo ciglia fa un effetto bruttissimo, quindi preferisco mettermele. È già decisamente molto meglio rispetto a prima. Direi che adesso passiamo al fondotinta e come fondotinta oggi utilizzerò un mix del Wet n Wild Photo Focus e ho fatto un video su Wet n Wild in generale, vi lascio il link da qualche parte. Ma siccome è troppo chiaro lo mischierò con un po' di L'Oreal Accord Parfait nella colorazione Honey. Non sono sicura di riuscire a fare un perfect match, quindi di creare il colore giusto, spero proprio di sì. Farò un piccolo cocktail sul dorso della mia mano e vediamo che cosa viene fuori. Potrebbe. E ovviamente quando fate questi mix volete sempre farli combaciare con il collo, forse un pochettino scuro. Non è perfettissimo, ma si avvicina parecchio, sono molto sorpresa di me stessa. Sinceramente non pensavo che ci sarei riuscita. Non è male, non è male per niente. Sono molto sorpresa di me stessa. Brava me! Oltre al fatto che mi sono appena sporcata la canottiera di fondotinta. Quando è che diventerò una persona adulta? Passiamo al correttore, uso il ColourPop No Filter Concealer ogni giorno della mia vita. No, comunque sul serio ragazzi, ho bisogno di fare un po' di shopping, di make-up, mi mancano le mie ulle, mi manca farvi vedere tutte le cose che ho comprato, dirvi anche cosa ne penso, provare cose nuove, mi manca un sacco. Ok, questo correttore è troppo chiaro. Ero riuscita a tirare il fondotinta perfetto e ora questo correttore sta rovinando tutto. La storia della mia vita. Facciamo un po' di baking al volo sotto gli occhi. Il mio fondotinta mi sta facendo le pieghe sulle fronte, bitch, non in casa mia. Ok ragazze, io vado al lavoro, ci vediamo nel prossimo video, spero che abbiate una grandissima giornata. Direi che possiamo anche togliere questo baking. Torniamo di un colore decente, cosa ne dite? Utilizzo la terra abbronzante di ColourPop nella colorazione Private Party. Sentite questa sedia, i rumori che fa. Eppure l'ho cambiata rispetto a quella che avevo prima e anche questa, forse questa è ancora peggio di quella che avevo prima. Come blush utilizzo questo qui, sempre della NYX Contour Intuitive, che è questo qui. Troppo, però è veramente un bel blush.
È veramente carinissimo. Oltre al fatto che va ovviamente sfumato, ma è veramente carino. In questa palette ci sono anche due illuminanti, questi due qui. Uno è più rosato su un colore più champagne e l'altro invece è un oro puro. Voglio utilizzare quell'oro. Ok, questo è carino. Questo è veramente carino. Vado a metterlo anche sotto l'arco sopraccigliare. Direi di finire gli occhi, utilizzo questo colore qui nella lower lash line. Utilizzo il Rimmel Scandalize nella rima interna dell'occhio. E ovviamente se volete con questo look potete utilizzare anche la matita nera all'interno dell'occhio, ma siccome io devo andare al lavoro preferisco tenerlo più appropriato per il giorno che verrà sera. E come rossetto utilizzo questo qui di Huda Beauty che è nella shade Wifey. Ok guys, questo completa il nostro video. Spero come sempre che questo Get Ready With Me vi sia piaciuto. Io scappo perché devo andare al lavoro. Come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!